consegnare la barca alla fattoria non è stato un disastro totale. Sì, alle mucche sembra piacere. Scusate, ragazze, dobbiamo muoverci. Prima di arrivare alla fattoria abbiamo incontrato tutti quei dossi e abbiamo dovuto rallentare. Bella mossa! Andiamo a tutta velocità! E intendo dire che dobbiamo andare pian pianino. Giornata al contrario! Non è così male se vai piano! Sì, insomma voglio dire no! Lo scambio è ancora impostato sul percorso più lungo. Allora dobbiamo spostarlo per rimanere sul binario principale. Come facciamo se siamo al contrario? E sulle rotaie c'è ancora l'albero. Mi è venuta un'idea. Preso! Ora aziono lo scambio. Sui binari rimettiamoci! Giornata al contrario! Giusto in tempo per la regata al tramonto! Ma dove saranno le mucche? Oh? Coraggio, ragazze! Dobbiamo muoverci! Potete sbarcare, mucche! Finalmente siete a casa! Bene, sembra che abbiate sistemato tutto! Pessimo lavoro! E naturalmente intendo ottimo lavoro, perché la giornata è il contrario. Sapete, in fondo ci si può divertire e lavorare allo stesso tempo. Sono contento che abbiamo sistemato tutto, ma anche che la giornata sia finita. Sono esausto. Anch'io! Buongiorno, Thomas! Buongiorno, Percy! Giornata al contrario! Che il mistero abbia inizio! Qualcuno mi ha fatto un regalo! Forte! Aprilo, aprilo, aprilo! Serve. Forse uno stuzzicadenti gigante! O un aggeggio per grattarsi la schiena! Chi me l'avrà regalato? Controlla il biglietto! Per risolvere il mistero di ciò che hai trovato, il prossimo indizio lo trovi sottoterra celato! Questo significa che il palo è solo un pezzo di un puzzle più grande! E che il prossimo pezzo è nascosto sottoterra! Ma dove? Guardate! È un carro merci della vecchia miniera e la miniera conduce sottoterra! Il prossimo indizio deve essere lì! Andiamo! A velocità massima! Aspettaci! Sì! Tenete gli occhi aperti per il prossimo indizio! Chi è che lascia tutti questi indizi? Questo è un altro mistero! Sono perspicaci! Avete visto un regalo per me da queste parti? Dovrebbe avere un grande fiocco viola sopra? Sì! Intendi come quello laggiù? Eccolo lì! Vai ad aprirlo, Kana! È una... scatola del cambio! Lo sapevo! Un attimo! Cos'è una scatola del cambio? È una parte del motore che usa l'energia per far girare i componenti. Forse è per una gru, o per una motocicletta, o per una giostra. Guarda, sul fiocco c'è un biglietto. Forse anche quello contiene un indizio. Dove qualcosa di vecchio
diventa qualcosa di nuovo? È lì che il prossimo indizio, cercando, trovo. Dove qualcosa di vecchio diventa qualcosa di nuovo. Chiunque l'abbia organizzato non vi ha reso le cose facili. Se fossero indovinelli troppo facili, non sarebbero divertenti. Qualcosa di vecchio, qualcosa di nuovo. Guardate! Il carro merce è il simbolo della raccolta differenziata. E riciclando, le cose vecchie diventano cose nuove. Ci sono! Dobbiamo andare al centro di riciclo di WIF! Stavo per dirlo io. Ciao, Thomas! Ciao! Non hai fischiato nel tunnel, ti senti bene? Gordon non vuole che fischi durante la consegna. Ma senti qua? Grandioso! Ed è ciuffo fantastico fischiettare quando si porta un carico a destinazione. Lo so! Gordon non vuole che mi diverta a modo mio. Ti stai riferendo al tuo parco giochi di stamattina? Oh! Ecco perché se ne sono andati. Le salite ripide ti spaventano. Sì, moltissimo. E per questo non le trovi divertenti? No, per niente. Infatti, il mio giro della morte non ti piaceva perché ha una salita ripida. Sì, esatto. Quindi il mio super divertentissimo giro della morte per te era super... spaventosissimo! Oh, Percy, non volevo farti sentire a disagio. E non ero l'unico. Oh? Ciao, Dama! Percy, aspetta! Puoi farcela, puoi farcela! Ciao, Kana! Devo concentrarmi, per me è difficile fare le curve. Oh, giusto, come nel percorso a zigzag! Per questo non ti sei divertita stamattina. Sì. Ehi, Kana, mi dispiace. Ciao, Thomas! Tanto. Aspetta! Ti ho detto che il fang è divertente. In effetti è piacevole sulle ruote. Oh, ecco perché continuavi a saltare nel fango invece di superarlo. Oh? Ora ho capito cosa ho sbagliato. Ho fatto delle regole perfette per me. Invece ognuno si diverte a modo suo. Ora so come rimettere tutti in pista. Ciao, amici! Ho una sorpresa per voi al percorso ostacoli. Venite a vedere! Io devo spazzolarmi la ciminiera, ecco. Sì, e io devo andare a ricaricarmi. Se ve lo chiedessi come piacere, piacerissimo tra amici... D'accordo, Thomas. Andiamo a vedere questa sorpresa. Ta-da! Il nuovo e migliorato super extra incredibile parco giochi! Ho capito che ognuno si diverte a modo suo. Quindi ho creato un nuovo tracciato con qualcosa di speciale per ognuno di noi. Oh! So, ma non preoccuparti. Saliamo insieme. Come i vagoni delle giostre. E tu sei il passeggero tranquillo e sicuro al centro. Ti va di provare? In effetti, qui mi sento bene. Andiamo. Su, su, su per la collina andiamo. Ciuff, 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 ciuff. Pronto? Ce la posso fare. Sono al sicuro in mezzo ai vagoni. Non è così male. Mi rimangio tutto! È terribile! Non è stato poi così male, vero? È stato... fantastico! Il vento in faccia, il vapore che usciva! È stato davvero spaventoso, ma non davvero, non davvero, davvero, no, no! Mi tremano ancora le ruote! Ora che si fa? Questo è il tunnel più buio e spaventoso di Sodor. È proprio come il tunnel buio pesto delle montagne russe! A me non si è
sembra così buio e spaventoso. E invece... adesso... Abbiamo smesso di gridare? Sei davvero bravo a gridare! Sì, mi sono allenato molto. È stato come volare nell'oscurità, ma più spaventoso e più divertente. Ora che si fa? Andiamo! Questo ti piacerà! Sì, a tutti succede aver paura, è normale. Alla tua velocità il coraggio crescerà. Affronta la paura e affronta l'avventura! Te lo diciamo chiaro! Noi non ti abbandoniamo! Benvenuti al tracciato più grande, più tortuoso e più a zigzag di tutta l'isola di Sodor! Allora deve essere la curva cannone! Sì, è una grande curva che ricorda le montagne russe. So che hai un po' paura, ma siamo qui con te, quindi se... lo so, andiamo! La vecchia miniera è anche più vecchia e minierosa di quanto pensassi. E più buia. E più paurosa. Ma certo, ho la campana fortunata di Percy. Con la campana al mio fianco, niente può andare storto. Andiamo! La mia fortuna sta finendo.